come diceva il mio caro socio Danny, siamo in compagnia questa sera degli Wows, una band della zona, nostri amici anche per nostra fortuna o sfortuna, che ora si andranno a presentare. Io sono Matteo, sono la chitarra degli Wows. Fabio, sono batterista. Pierluca, il basso. Ciao, sono Paolo, la voce. Quindi quattro quinti del gruppo, giusto? Sì, sì, manca il Drex. Manca il Drex, che suona la chitarra anche lui. Che è l'altro chitarrista. Siete divisi in chitarra solista o ritmica? No, o... siamo contro le divisioni tra chitarre. Vai, tutte le chitarre devono essere paritarie. E... no, si accorda un po' in saletta così. Io faccio questo, tu fai quello. È abbastanza equi nella divisione dei ruoli. A seconda del suono che ci sta bene utilizziamo una o uno o l'altro chitarrista. No, non c'è mai un protagonista della pedaliera. Chi ha la pedaliera, la pedaliera più simpatica? Chi ha la pedaliera più grossa vince. Gli Wows che sono formati dall'anno? Ci siamo formati nel 2008. Sì, nel 2008 con un altro nome. E anche altri, subito all'inizio c'erano anche altri membri, poi pian piano... Ah, non è la formazione originale questa? No, siamo partiti con un altro bassista. Ma dico io. Esatto. Che poi negli anni per lavoro ho dovuto abbandonare il progetto e poi è subentrato Pierluca, che suonava in un'altra band, sempre qua della zona. Il quale non si è mai vista la faccia. Quindi avete rubato un'altra band. Esatto, abbiamo saccheggiato un bassista. Sì, ce lo sento le notizie. Tra l'altro ci odiano. Dai punk a re agli Wows. Eri nei punk a re? Queste sono notizie interessanti per sottosuono. Però mi avete fatto sfuggire la domanda che vi volevo fare. Ah, e avete detto che però non siete in serie dal 2008 come Wows, ma come? Eravamo i The Planei. Planei? No, era molto English. Esatto, eravamo... anche perché siamo nati come un progetto di cover, è stato tutto un gioco mettersi insieme così per provare a suonare le canzoni delle band che ci piacevano in quel momento. Veramente è nato il progetto per colmare una semplice festa in piscina, che non si è mai che non c'è mai stata, esatto. E... però il gruppo si è creato lo stesso. Sì, ci siamo innamorati. C'era Model Soldiers, allora come dicevamo è estratta dal primo album che fate, che ho la fortuna già di possedere. Ed è anche il primo video che ci avete regalato, no? Sì. Non personalmente, ma è libero su YouTube. E l'avete girato tra l'altro in queste zone? L'ho girato sì, in queste zone, e più che altro il motivo è semplicissimo, ma passo davanti ogni giorno a quel posto e ho sempre visto questo posto, mi ha sempre affascinato la zona. E vedendo che nessuna band prima aveva fatto un video lì, abbiamo deciso di farlo lì, anche perché comunque il budget del video è stato abbastanza limitato, nel senso che è stato fatto da nostri amici, quindi dovevamo scegliere un qualcosa di non troppo pretenzioso ed è stata scelta quella zona lì. Tra l'altro la cosa figa della location è che è proprio come ha detto Paolo, ci passi davanti sicuramente una volta a settimana. Lo guardi e dici, qua deve succederci qualcosa, perché è veramente bello da vedere anche solo passando. L'immagine perfetta per una band rock. Ma perlomeno a noi è piaciuto come è scelto di farlo lì. Può anche non piacere, accennatelo almeno a chi non ha. Può anche non piacere, ma sembra le sembianze di un vecchio hangar abbandonato, distrutto, senza tetto, con tutte queste travi metalliche che fanno questo effetto. Cioè adesso è molto scuro, con un bosco dietro. Ci sono delle palle di fieno, tra l'altro sono venuti anche i contadini. Ma ragazzi, potete fare il video, ma non bruciatemi il fieno, fare cazzo di essere cacciati. Un video, non è che fortunatamente non eravate Rammstein, dai, però sì. Carabinieri, tutti sono venuti quel giorno, è stato bello. Sì, carino. Ma volevo chiedervi, c'è un nesso magari tra il testo della canzone, il significato? Ma il testo della canzone più che altro non è correlato al posto, però diciamo che Model Soldier significa, è un testo che riguarda anche la televisione, perché parla diciamo in modo velato della televisione che produce soldatini, cioè produce persone tutte uguali che pensano allo stesso modo, quindi
Agiscono i soldatini che sono. Infatti nel video, se non erro, non si vede anche la... C'è un soldatino che viene spaccato con un martello. E anche la TV, se non sbaglio. E anche una TV, sì. Esatto. Sì, diciamo che abbiamo ripreso la simbologia del testo nel video, ma il posto di per sé è un posto che ci piaceva. Più che ispirato. Certo, è anche una scelta forzata, nel senso che una band come noi possa avere chissà quanti posti da poter scegliere. Con un budget limitato è stata un'ottima... Abbiamo fatto anche un video anche che... Non pensavamo che poi il video magari potesse uscire, è stata anche una prova così per vedere se magari poteva uscire qualcosa. Comunque il video è impostato sul live, non su una storia principalmente, quindi è un semplice playback. Quindi invitiamo la gente ad andarsi a vedere il video di Model Soldiers su YouTube, il nostro canale, anche sul sito internet, no? Esatto, www.theworld.net. Con la pubblicità, magari guardandolo da YouTube, così butta sulle visualizzazioni. Esatto, i like aumentano. E vi chiedo le vostre influenze, sia come gruppo che come singoli, visto che a quanto ho capito c'è chi arriva da generi totalmente fuori da quello che fate. Sì, è vero. Arriviamo tutti da generi magari meno comune, non so poi lui se nei punk piacesse il punk o fosse per... Cioè, a me non è che piacesse il punk o non piacesse, era semplicemente il fatto che ero un bambino piccolo, tra virgolette, avevo un basso in mano e gli unici ragazzi con cui potevo trovarmi a divertirmi erano dei ragazzi punk, tra virgolette, chiamati punk al re. Poi è venuto fuori il progetto punk al re, ma inizialmente erano solo delle prove di sera per non starsene a casa a guardare la TV, insomma. Le nostre influenze, io andavo a divertirmi con loro. Le nostre influenze sono un po' variate nel tempo, anche perché dipende. Cioè, appena formato il progetto avevamo delle influenze più simili alla musica che magari delle cover di cui facevamo in quel periodo. Sono stati tanti passaggi, esatto. Fondamentalmente. La crescita. Ci siamo uniti come band, che ognuno metteva nei pezzi quello che sentiva del proprio genere di provenienza. Poi ovviamente diciamo che si è creata l'unione perché è nato l'affiatamento. Insomma, ognuno di noi ha capito un po' come... Beh, anche fondamentale. Poteva approcciarsi bene con l'altro, diciamo. È anche fondamentale portare più generi, secondo me, in un gruppo, perché si contamina un po' il suono, sennò... Esatto. Cioè, tutti. Un culo che va avanti. La band si crea la sua personalità nel tempo. Più tempo passa, più. E adesso aumenta l'affiatamento. Non è che abbiamo proprio delle band di riferimento. No, è proprio più la musica che ascoltiamo. Cerchiamo di prendere quello che ci piace di più da qualsiasi cosa che ascoltiamo. Quindi, anche per i Gianni Forever li abbiamo presi come modello, ma non come suoni o come. Più come, non so, idea di canzone che fanno loro. Diciamo, cercare di prendere un po' il modo in cui loro scrivono i pezzi e farlo un po' nostro. È così che quindi più sul modo, sul metodo di lavoro, diciamo, sulla... Sì, sulla canzone che viene fuori, non sul genere in sé. Poi il genere è quello che viene fuori da noi, cioè dalle nostre esperienze passate, che quali che siano. E voi come vi definite come genere? Space rock. Anche lì, queste etichette non esistono. Cioè, star rock. No, io effettivamente non riesco a darvelo un'etichetta. Anche perché infatti abbiamo anche space rock, perché siccome non esiste. Abbiamo anche molte influenze metal, quindi. Sì, infatti, alla fine c'è gente genere. Potete definirvi indie rock è scadente. Diciamo, sicuramente musica alternativa, ecco. Possiamo definire un genere alternativo, poi. Catalogarlo, secondo me, ormai al giorno d'oggi. Anche a me non piacciono le catalogazioni, cioè, è abbastanza riduttivo di solito. A parte che comunque, cioè, mettiamo in gioco ciò che esce dalla nostra testa, non andiamo a prendere spezzoni di altri pezzi e li mettiamo insieme, capisci? Quindi... Non fate i DJ, quindi. Esatto. Abbiamo comunque delle sonorità abbastanza rock psichedeliche. Esatto, sì, esatto, non abbiamo delle sonorità metal così pesanti. Cercando di essere meno scontati possibile. Visto che parlavamo prima del video che avete girato di Model Soldiers, so, perché lo so, che state girando il video di Arlott House adesso. Esattamente. Che uscirà quando? Sarà un video che uscirà, adesso la data di uscita non la sappiamo ancora, ma è un video che stanno facendo dei ragazzi di Torino, quindi noi non ci saremo in questo video. Mentre nei due video precedenti si vedono i membri della band,
questo video non vedrà, siamo troppo brutti, non ci saremo, visto che le visualizzazioni non salgono. Esatto, magari proviamo con una storia, proviamo far vedere una storia, ci sarà qualcosa che non vi svegliamo ancora, quindi sarà una storia che nemmeno noi lo sappiamo ancora bene. Ok, però sì, sarà più una storia inerente, presumo, al testo. Sì. Che parla di... Allora, il testo praticamente è un testo che è nato in una maniera un po' strana, nel senso che non è un testo nostro. Non è un testo nostro, ma... Non lo so. È una poesia di Oscar Wilde, che si chiama Arrezzato. È un, diciamo, uno spezzone di questa poesia qua, che abbiamo deciso di musicare. Esatto. Praticamente ho preso questa poesia e ho preso delle frasi che secondo me stavano bene musicalmente e le ho anche scambiate, cioè non è presa nell'ordine giusto, sono solamente delle frasi di questa poesia presa e messe insieme, ovviamente che abbiano un senso tra di loro, ed è diventata una scelta. Una scelta bella coraggiosa, esatto, una scelta originale. Una scelta coraggiosa che pensavamo si rivelasse anche una stupidaggine, ma in realtà il produttore Rob, che è di Londra, che fa il cantante, ha detto che invece è stata una cosa genialissima. E lui stesso, che è inglese e la sente come canzone, ha detto che è bellissimo sentirla cantata in canzone. Era la sua preferita del disco, insomma. Quindi alla fine si è rivelata. Sicuramente è un brano che spicca anche come diversità, insomma, più particolare, più originale, nel senso che gli altri siano scontati, però si sente, ho rubato con le orecchie, ho sentito che qualcuno di voi ha influenze Doom. E si sente l'influenza di questo... Ma magari all'epoca ne ancora, però probabilmente il metal è un genere che comunque è sempre stato nel comunque si sente già questi passi... Anche perché durante la registrazione, cioè, durante la composizione del pezzo, no? La registrazione, no? Cioè, ci passava ancora per l'anticamera del cervello di proprio comporre pezzi Doom, diciamo. Sì, ma neanche adesso, voglio dire. Diciamo che magari adesso vi state spostando un po' di più giù, il teatro del Doom, la cosa che è bella è il fatto che comunque ci sono band che fanno pezzi molto sofisticati e originali, quindi per essere originali al giorno d'oggi magari non è facile prendere influenze anche da altri generi e trasportarle. Poi del Doom magari il bello che ci piace è la lentezza dei pezzi, più che altro, non il fatto, anche i suoni, ma non il magari, non è che adesso facciamo per dire certo, Doom, è anche un'offesa nei confronti di chi lo fa davvero. Esatto. Diciamo che si sente una certa influenza, dai. Esatto, c'è sicuramente è un genere che perlomeno io reputo uno dei più belli, quindi di sicuro le influenze ci sono. Quindi avete deciso di musicare una poesia di Oscar Wilde. Bravi, ottima scelta. Visto che avete detto che, diciamo, non seguite un genere, un gruppo in sé, ma c'è qualcosa che vi lega magari anche a questi due brani come, o gruppi, come stesura dei pezzi o lavoro? Sì, ci lega come ci può legare. E scusa, e rispetto al modo che avete voi di lavorare sui vostri brani, sulla costruzione? Ma diciamo che queste due band, come altre band, come Tool, Perfect Circle, Melvins, ci sarebbero un sacco di band da elencare che ascoltiamo, cerchiamo di capire quello che per noi sono le cose più belle che queste band fanno. Magari se sentiamo un pezzo con una struttura bella che ci piace, cerchiamo magari di trasportarla nel nostro stile, cioè comunque sicuramente ci piace il modo di comporre, ci piacciono i suoni che usano, le strutture delle canzoni che fanno, il modo di costruire i giri, cioè. Non abbiamo la pretesa di lavorare come i Radio o come i Flaming Lips, anche perché ci sono già. No, stiamo citando degli dei della musica. Tra l'altro adesso io dirò la blasfemia della serata, o del pomeriggio per chi ci sta ascoltando, ma a me sto pezzo qua che non conoscevo, e quindi ringrazio anche le band che vengono qua perché mi insegnano nuove mi fanno ascoltare musica che non conosco, mi richiama tanto, per gusto mio, agli ultimi lavori dei Verdena, cioè queste voci soffuse. Dei Flaming Lips, sì, dice. Sì. Poi, magari sì, esatto. Poi i Flaming Lips stiamo parlando di una band che c'è da più di 20 anni, quindi hanno fatto una cosa come una decina di album, quindi hanno cambiato svariati stili, quindi magari un pezzo di 8-9 anni fa era di uno stile, adesso fanno tutt'altra roba. Sono attualmente. Hanno anche suonato assieme i Flaming Lips. Sì, hanno suonato insieme allo show. Io sento
in questo pezzo perlomeno sento tanto queste voci soffuse così. Va bene, perché sono stati messi insieme l'anno scorso lo Sherwood di Padova, Verdena in apertura. Non ho detto una cazzata totale. No. Tra l'altro i propri lavori. Il disco di Verdena è molto psicadelico. Che si chiama appunto Wow. E c'entra qualcosa con la scelta del vostro nome o è una scelta casuale? No, in realtà assolutamente tanto. Però Fatalità è uscita nello stesso periodo. Infatti, ve lo chiedo apposta perché appunto, se non ricordo male, nel momento in cui avete cominciato a uscire voi come band, usciva anche Wow dei Verdena, infatti. Noi eravamo in procinto di cambiare nome perché siamo stati a Londra a registrare il disco. Ovviamente ci è stato suggerito dal produttore che il nostro nome era un nome che non funzionava a livello proprio di sonorità per un inglese, non voleva dire niente, ci ha consigliato vivamente di cambiarlo. Dice che questo suona meglio, che quindi quello è un suono kitsch detto da un inglese fa. Sì, va bene. Tra l'altro il disco si chiama War on Wall Street, che è l'acronimo di Wows, che però non vuol dire, il nome Wows non vuol dire War on Wall Street. È una casualità, quindi semplicemente Wows non è ovviamente una casualità. Ah, okay. È una cosa voluta, però non è, diciamo, il nome non vuol dire questo. E abbiamo cercato di chiamare il primo disco sì, che così avesse, perché volevamo chiamarlo Wows. Il nome per chiamarlo Wows è usare un titolo che abbia l'acronimo Wows. Un disco un gruppo stupefacente, quindi no? E nello stesso periodo c'era stato Wow, stupefacente. Sì. Tanto un titolo che richiama anche un po', e questa l'ho anche quasi rubacchiata da un'altra intervista che ho visto, che vi hanno affibbiati un po', no, il titolo dell'album è Rage Against the Machine, se non ricordo male. Guarda, ci affibbiano qualsiasi nome di band, questa cosa ci piace anche, perché ognuno che voi assomigliate, chi ci dice i Deftones, chi ci dice i Rage Against the Machine? Ho trovato uno che ci ha paragonati ai Black Sabbath. Sì, Black Sabbath. Il bello dell'arte è quello che si interpreta, no? È piacevole comunque che la gente ti senta in quello che facciamo cose diverse, che percepisca cose differenti. Sì. Beh, significa che non è proprio così scontato e incanalato in un genere. Se dicessero tutti quanti che assomigliamo alla stessa band, sarebbe preoccupante. Non sarebbe arte contemporanea quello che faremo. E probabilmente non sareste gli Wows, ma il gruppo tributo a quella band, probabilmente. Daremo anche molti più soldi, credo, per fare una tribute band. Facile. A vestirci e a pettinarci uguali. Ho preparato il domandone, io stanotte non ho dormito e ho preferito pensare a cosa chiedervi. E voglio sapere da voi, visto che cantate in inglese, quindi è una scelta personale, cosa preferite, cosa sperate che arrivi di più del vostro gruppo al pubblico che vi ascolta? Se più i contenuti, la musica, l'immagine, il sentimento. Può rispondere il Piero. La musica è un flusso di coscienza, di sentimento, quindi cioè, a noi non interessa che voi, che la gente, gli ascoltatori capiscano ogni singola parola, ogni singola nota. Se capiscono che c'è stata una canzone e gli è arrivato qualcosa da questa canzone, noi siamo più che contenti. Cioè, più dei tanti applausi che riceviamo, o che molto spesso non riceviamo, finiti i pezzi, perché la maggior parte delle volte magari non li capiscono neanche. Che non si accorgono che sono finiti. Esatto, non si accorgono che sono finiti. Più degli applausi a me o a tutti loro, interessa magari qualcuno che dopo il live viene a dirti i più sentiti complimenti. Sarebbe bello che bravo, ma per quello che ha capito veramente, non perché a fianco a lui c'è un'altra persona che applaude o che urla bravi. Sì. Cioè, se hanno capito il sentimento della canzone, va benissimo. Esatto. Bisognerebbe, cioè, sarebbe figo se magari ci si staccasse tante volte dai pregiudizi sul genere o sull'attenzione al testo, a parte degli italiani che stanno tanto attenti al significato del testo, alle parole, che non applaudissero per un significato, ma che si abbandonassero più a un ascolto emotivo della musica, anche la voce intesa come strumento, come suono, non come per forza un testo. Che ascoltassero il testo, ben inteso, esatto. Esiste, sì, però appunto, però che si lasciasse più a uno ascolto emotivo. È lo spirito che trasmette la canzone, no? Sì, esatto, appunto, ma può essere Nice Day, uno può ascoltarla e può usarla la mattina prima di andare al lavoro perché magari gli mette la carica. Dico, anche senza capire che nel testo diciamo qualcosa di particolare. Cioè, diciamo che lo dico io perché comunque il mio modo di ascoltare la musica tante volte non guardo neanche cosa dicono nel testo, proprio anche le cose in inglese ascolto, se mi piace la sonorità della voce, per me la canzone è bella. Perché se volessi un bel testo andrei a leggere poesie. Sì, probabilmente. Farei il poeta.
ti reputi abbastanza poeta. Non sarei bravo come poeta. Quindi diciamo nel complesso mi interessa che arrivi il concetto della canzone, il totale in sé. La musica, esatto. La musica. E quindi la voce come strumento più e come esatto. Narrata del testo. Esatto. Anche perché si sentirà nei nostri prossimi lavori, comunque il nostro stile è un po' variato, stiamo andando più su un livello di musica più così, più sonora, cioè più... quasi strumentale. Esatto, con la voce usata in un altro modo, meno... meno solistica, diciamo. Esatto. Meno protagonista, ma più integrata nel meno tutto, nei suoni che anche gli altri membri della band possono fare. Per questo che cantiamo in inglese, perché magari l'italiano difficilmente si presta a questo che vogliamo dare noi. Cioè, sicuramente l'inglese si sa che è più musicale, esatto, come lingua. Però usata così come per dire un esempio di band italiana, i Verdena, di cui abbiamo parlato prima, loro hanno un uso del testo, un uso della cantata come volevo intendere io, ecco. Sì, diciamo quella parola come suono che esatto, significato. Esattamente. Sì, ho capito. Anche loro hanno del significato, ovviamente, cioè andandolo a cercare. Poi è come avevamo detto prima, che ognuno capisce quello che capisce a seconda della persona che è, cioè non c'è un significato univoco, cioè non è che io dico rosso e la gente capisce rosso. Sì, perché diciamo, questo... diciamo i nostri testi la gente capisce quello che vuole in pratica, a seconda della persona che è. Quello che è vero, anche i Verdena sono così, i testi sì. vogliono dire una cosa in particolare, però uno può capirli come tu ci cogli quello che per te, quello che a te serve in quel momento, a livello emotivo proprio. Signor batterista, vuole raccontarci qualcosa anche lei sui pezzi? Cosa ti interessa che arrivi? Io sinceramente vedo la musica che faccio come il rispecchio del mio carattere e lascio stare ciò che riguarda i testi, perché comunque mi piace l'idea, piace anche a me molto l'idea della voce usata come sonorità. E credo che chi tempo fa ha iniziato ad usare la voce in questa maniera credo sia stato veramente un genio, e rispetto a tempo fa che magari non lo pensavo così. Il progetto Wows mi piace appunto molto perché cerco di non seguire gli standard e metto in gioco proprio quello che provo, quello che sento nel pezzo. E quindi tutto sommato vi sentite rispecchiati nei pezzi? Cioè la soddisfazione di... Saremo a casa nostra in questo momento. Esatto, assolutamente sì, io sono contentissimo dell'analisi che ha fatto Fabio, che l'importante è che metta sempre il suo carattere nei pezzi, è la cosa migliore. È fondamentale, sì. Ma infatti non è poco riuscire a trasmettersi tramite la musica. No, io penso che tutti quanti, anche Marco che non è presente questa sera, si rispecchi benissimo in quello che facciamo. Assolutamente. Siamo tutti molto convinti di quello che facciamo. Sì, esatto. Prima avete parlato del CD che avete registrato a Londra. Parlatemi di questa esperienza. Visto che non è proprio da tutte le band locali poter registrare a Londra. È stato un gran colpo di fortuna, nel senso che tramite il Nokia Trends Lab, che è un concorso che si svolgeva a Milano, abbiamo conosciuto Giorgio, che è l'attuale nostro produttore, che ci segue sempre, e lui oltre ad essere il direttore della SAI Institute di Milano ha uno studio a Londra che condivideva con un altro socio e ci ha proposto questa esperienza ad un costo contenuto, e noi abbiamo accettato questo colpo di fortuna e siamo andati a registrare il disco là, che sicuramente è un'esperienza incredibile. Sì, io penso che anche se è riflesso in pieno del disco, cioè nel senso l'atmosfera che c'era lì l'abbiamo messo dentro il disco, assolutamente. Tra l'altro non sarebbe venuto fuori un disco del genere probabilmente se avessimo registrato anche da parte, sarebbero stati gli stessi pezzi, ma non ci sarebbe stata quell'energia lì, perché era proprio l'atmosfera. Anche il fatto di poter stare in studio dalla mattina alla sera, dormire nella stanza con gli strumenti vicini, esatto, registrare nella notte fonda. Cose quasi da anni 70, 80, non si vedono più. È un'esperienza che sicuramente la prossima esperienza che avremo non potrà essere
meno di questa. Esatto. Perché comunque registrare un disco giorno, tornare a casa, tornare in studio due giorni dopo, tornare a casa, ritornarci la settimana dopo, non è vivere lo studio. Può uscire, uscire dal mood. Noi abbiamo fatto una settimana e mezza senza farci la doccia. Sì. Che secondo me è la vera essenza del disco, registrare è quella. Registrare giorno e notte quando volevamo. Mangiando schifezze, fagioli, inglesi. Uscendo solo per mangiare. Uscivamo per colazione. Per pranzo e cena. No, a volte il pranzo lo saltavamo anche. Facevamo colazione e cena, poi pranzo e cena insieme. E dopo cena riascoltavamo il lavoro della giornata e a volte andavamo pure avanti a incidere. E quanto ci avete messo in totale a fare il disco? A questi ritmi, perché? 10 giorni. Sicuramente è un'esperienza non da poco, cioè per una band, comunque è il vostro primo disco, partire con un disco registrato. Sì, ci abbiamo messo poco perché comunque abbiamo lavorato anche come un bel po' di tempo prima come pre-produzione, perché altrimenti in 10 giorni sarebbe stato molto. Infatti, poi per carità sarebbe bello rimanere anche un mese in studio se certo. non costasse così tanto. E quello che potevamo permetterci erano 10 giorni, se no potevamo starci anche di più e magari potevi migliorare certe cose, potevi sicuramente la possibilità di stare più tempo in studio aumenta. Quindi avete vinto questo concorso, giusto? Però avete comunque dovuto pagarvelo. Beh, comunque questo concorso non prevedeva. Non era finalizzato alla vincita. Il concorso ci ha permesso di conoscere questa persona che si è interessata a noi, ai nostri pezzi, e ci ha proposto di prendersi. Prendersi cura del disco, cura del progetto. Quindi voi tuttora siete seguiti da un produttore? Esattamente. Sì. E il disco però, che non è, ricordatemi la data ufficiale? Sarà il 14 dicembre 2013. Ok, quindi tra non molto. Prima del disco siete usciti anche con un EP, se non ricordo male. Esatto, ho registrato alla SAE Institute a Milano. Ok, quindi non è stato registrato... Sì, era in concomitanza del disco. No, è stata più che altro una scelta nostra di autoproduzione di un EP con 4 pezzi che regalavamo ai live in modo da poter dare qualcosa alle persone che ci venivano ad ascoltare. Si parla ancora di prima che nascesse il nome Wow, comunque. Poi c'è stato un altro EP, che forse quello a cui ti riferisci tu, che è quello dell'uscita di Model Soul. Esatto, sì, mi riferivo a quello. Esatto. Quello invece sono dei pezzi registrati a Londra, sono i pezzi del disco. Ah ok, quindi sono proprio presi da quella registrazione. Più un altro pezzo che non c'è nel disco, che mettiamo sì, Monster Eyes che non è presente nel disco. E infatti volevo quasi metterlo in scaletta, ma sul disco che mi avete prontamente regalato, ho acquistato come buon amico. Monster Eyes non c'è nel disco, ma abbiamo... Però è una canzone vagante. Probabilmente uscirà anche questa canzone con un video che stiamo facendo, tra l'altro. Non so quando uscirà, però a breve, comunque non tra molto tempo. E quindi volevo chiedervi se adesso state lavorando su qualcosa di nuovo, se state lavorando su un disco, su piuttosto sì, di live. Abbiamo un disco in cantiere che non si sa quando uscirà, comunque lo stiamo suonando già ai live e in sala prove ci stiamo perdendo. Stiamo già facendo molti pezzi nuovi. Abbiamo già vari pezzi nuovi e... Tanto che questo disco qua è quasi caduto in prescrizione, cioè non lo suoniamo più. E suoniamo solamente una parte. I pezzi più belli. Diciamo. Sì, infatti io sono venuto a sentirvi in una delle ultime date dal vivo e c'era ben poco di questi pezzi. Sì, diciamo che live adesso stiamo proponendo anche cose nuove che facciamo per vedere anche se possono piacere. Esatto, per vedere come reagisce. Ma poi comunque per fare. Siamo sempre in fase di scrittura, a parte quando c'è qualche live che magari ci prepariamo un po' meglio. Adesso abbiamo 3 date a novembre, qua nelle zone, a parte una sul Bresciano, qua nelle zone di Verona, quindi sicuramente stiamo preparandoci molto di più la scaletta, però... Siamo l'8 all'Officina degli Angeli, ad Arbizzano, 8 novembre, poi il 15 siamo a Lonato, al Garage 53 a Brescia, e poi il 29 venerdì, che sarà una serata della Verona Bene, che è un progetto, magari parleremo. Forte Papa, Peschiera. Sì. No. Visto che l'hai accennato, appunto, siccome la prima band che abbiamo avuto in puntata sono state le Pistole alla Tempia, che anche loro fanno parte di questo progetto. Sono nostri amici, conosciamo la vita. Sì, è stato questo progetto ideato dai ragazzi delle Pistole alla Tempia, Marco, che è un nostro grande amico, e poi dei ragazzi dell'Auditorium Mike, comunque ragazzi che sono impiegati nell'organizzazione di eventi
live che ci hanno proposto questa cosa, che è stata una bella iniziativa, anche perché questa compilation in teoria racchiude queste 15 band che a loro conoscenza sono le band che erano attive, che sono attive sul momento, che hanno un disco all'attivo, ecco. Quindi noi siamo molto orgogliosi di poter far parte di questo progetto. E di far vedere anche una Verona, dai, un po' diversa da quella che... Un po' più, magari, esatto. Un po' più che viene dipinta dalle solite notizie tristissime della nostra città. La Verona bene vuole appunto mettere in vetrina band che diciamo potrebbe valerne la pena ascoltare, esatto. Sì, perché racchiude band di svariati generi, dal cantautorale al metal, al rock, al progress, cioè c'è un po' di tutto dentro, quindi sicuramente è una cosa molto interessante che racchiude tutti i progetti che meritano. Esatto, meritano questo progetto è stato appunto fatto perché Verona paese non è una città molto musicale per quanto riguarda produzioni o pubblicità, o anche proprio la possibilità. Possibilità di suonare. Esatto, esistono un po' più locali che danno la possibilità di esprimere. Esatto. Esiste possibilità di suonare a Verona. Che già spostandosi appena fuori provincia migliora la situazione, mi sembra. Sì, non di molto, ma comunque migliora. Sì, comunque in provincia c'è un festival più bello di Verona che lo fanno nelle zone di Cerea, nella bassa veronese. Che sicuramente, esatto, che è sicuramente il festival più bello che mi è mai capitato di vedere qui in città, Verona. Ci avete suonato? E sicuramente in quelle zone sanno divertirsi, perché io ho visto che c'è gente veramente che si sa divertire, perché comunque sono persone che vengono dalla periferia, magari hanno meno di quanto possono avere le persone della città, e quindi si vede che aspettano un anno intero per sfogarsi a questo festival. Cioè si vede che ci tengono. E non ci abbiamo mai suonato, però forse c'è la possibilità di suonarci l'anno prossimo. Speriamo, sarebbe bello. Un appello. Un appello al... ricordate il nome del festival? Spacchemo tutto. Proprio da veronese, uno spacchemo tutto festival. Di progetti paralleli non abbiamo. Come band o anche come singoli, magari lavorate con altri gruppi. L'unico che ha un'esperienza è Fabio. Però gli altri nessuno. Abbiamo solamente. Quindi diciamo come Wow, a parte ecco questa compilation di Verona Bene, non avete. No, esatto, non. Per il momento non siamo stati inclusi in altri progetti. Mi siete chiesto perché? Penso che magari non piaccia. Battutaccia tristissima, scusatemi. No, il progetto Wow diciamo che ci porta via abbastanza tempo e non abbiamo tanto tempo. Siete di quei gruppi che provano 60 volte a settimana? Due volte. Proviamo due volte, magari se riusciamo magari a provare una terza ogni tanto. Perché anche perché avevamo una situazione, una volta avevamo la nostra saletta e potevamo provare quanto volevamo, quando volevamo, adesso... Avevate anche voi il vostro piccolo pollaio. Esatto, e ci manca molto il nostro pollaio. La nostra caletta. È come se ci avessero tolto l'aria che respiriamo. Potevano toglierci tutto, ma non la nostra casetta. Invece ce l'hanno tolta. Invece ce l'hanno fatta, gliel'avete permesso. Volevo tornare un attimo sul discorso della scelta dell'inglese. A parte appunto che avete detto che usate più la voce come strumento, e quindi vabbè, la domanda è anche un po' magari persa ormai, però l'avevo segnata e ve la farò lo stesso. Cioè, avete scelto questo anche perché puntate a uscire dall'Italia come musicisti? Vi accontentate di rimanere nel panorama del... No, l'ho detto bene, abbiamo fatto questo disco comunque guardando sull'internazionalità. E poi avete avuto anche la botta di culo di uscire in partenza dall'Italia. Il fatto di fare quella, diciamo sì, che quella voglia di fare musica in inglese, perlomeno per me, deriva più dal fatto che ho sempre quasi più ascoltato come riferimento band straniere, e io ho sempre ritenuto che l'inglese sia più musicale, di conseguenza facciamo musica in inglese. Ovviamente facendo musica in inglese sarebbe strano non essere capiti da quelli che parlano in inglese. È una bella sfida per un italiano cantare in inglese e farsi capire dagli inglesi. Diciamo che il progetto è partito con quest'idea della musicalità, però poi si è evoluto ed è rimasto così, soprattutto anche proprio per il fatto che
la musica in sé richiama proprio la cantata in inglese, no? Sì, è nato un po' così, insomma, nel senso, anche più per la musicalità, anche perché io, non essendo non molto afferrato sui testi, in italiano magari lo vedevo un po' più complicato il modo di esprimersi. Cioè, comunque non è facile. Esatto, non è assolutamente facile fare canzoni in italiano, musicali, cioè non è facile apparire belli con l'italiano subito, quindi sicuramente l'inglese è... C'è un rischio di scadere nel melodicismo italiano. L'inglese no, mi ha sempre attirato di più, perché parlo io, perché sono quello che canta, ecco. Però poi non so, anche penso anche per gli altri sia sicuramente più musicale l'inglese. Abbiamo sempre ascoltato musica in inglese, sarà per quello. E ovviamente facendo la musica in inglese, giustamente speri di poter uscire dal tuo stato. No, c'è anche, ci sono anche tanti gruppi che si accontentano del... Quindi voi comunque puntereste. Noi il fatto comunque di essere stati a Londra e di aver avuto con me un vocal coach che mi ha fatto registrare canzone per canzone, cercando di renderle esportabili e capibili all'estero, ci fa sperare di poter uscire sicuramente dai nostri confini, farci ascoltare e anche capire all'estero, ecco. Sarebbe sicuramente un sogno. Traguardo, sì. Io vi posso dire che ve lo auguro di cuore, anche perché bisogna fuggire da ste zone con la musica, se no. Perché l'Italia ha poca possibilità comunque in generale all'arte, ai musicisti di esprimersi. Alla cultura in generale. Si è passati più sul reality. Secondo me l'Italia ostacola proprio. Diciamo che il distributore di musica italiana adesso come adesso sono i reality show. Infatti, giusto proprio per chiusura, perché purtroppo siamo arrivati a chiudere. Dato che mi hai nominato i reality, andai più nello specifico sui talent show, visto che abbiamo anche gente della zona che è diventata famosa grazie ai talent. Io penso, posso dire solamente che sono la rovina dell'arte. Secondo me la rovina dell'arte, e io smetterei subito di farli. Però posso capire i grandi interessi delle potenze che giustamente portano soldi, reality, quindi è l'unico mezzo di portare soldi, loro lo fanno. Magari io guardo più in casa mia e sono più attaccato. Quante volte i vostri parenti vi hanno detto vai X Factor? Esatto. Tutti ce l'ho, ma non c'è modo di fargli capire che a noi non interessa. Quando vai a X Factor, l'unica cosa che loro associano il fatto che tu possa fare musica al fatto che tu debba passare da X Factor. E dalla televisione soprattutto. Esatto. Quando diventi famoso, quando ti vedono in televisione, loro associano che se non sei dentro quella scatola quadrata, non sei nessuno. Ed è comunque triste questa cosa. Diventerai pure famoso con i reality, però bisogna vedere per quanto tempo diventi famoso. Il tracollo è tanto veloce quanto esatto, loro sono tutti, portano sopra, però sono tutti prodottini che durano una durata di 2 anni, vengono prontamente sostituiti. Non hai nulla di differente da una persona che fa delle cover, perché comunque nei reality sono principalmente cantanti, e i cantanti non si scrivono i pezzi, gli vengono scritti. Quindi non ha senso essere famosi in quella maniera. Diciamo che quello è più un'esecuzione. Perché ad esempio i Nani Cinesi sono diventati quello che sono? Non perché c'è stato uno che li ha presi e li ha messi su un palco, ma perché Trent Reznor tutte le sere scriveva musica. Nessuno gli diceva di farlo. Quelle mutande che mi impone di mettermi in X Factor non mi piace. Perché ti è stata fatta una proposta, esatto, sulle mutande da X Factor. Comunque purtroppo mi dispiace, siamo arrivati alla fine. Volete ricordarci allora vabbè, ce l'avete detto poco tempo fa, comunque le vostre prossime date per chi ci ascolta, se magari vuole venire a conoscervi meglio, e i vostri canali per promuovermi. Allora, anche quello dietro, se magari ce l'avete in vendita. L'8 all'Officina degli Angeli ad Arbizzano, il 15 al Garage 53 a Leonato e il 29 a Peschiera alla Verona Bene, a Forte Papa. Tutte di novembre. Dopodiché ne avete altro? Per il momento siete... Per il momento nessuna. Benissimo. Questo è il nostro disco, Buron Wall Street, che uscirà il 14 dicembre. Ringraziamo gli Wows, i 4 quinti degli Wows, per essere venuti a portarci la loro testimonianza del loro apporto artistico musicale in Italia e nella zona. Speriamo di sentirvi presto fuori dai confini, non per cacciarvi, ma per realizzare le vostre ambizioni. Salutiamo gli Wows, li ringraziamo ancora per essere stati in nostra compagnia. Grazie a voi. Ciao a tutti e alla prossima.